storia, insomma, ci dice che prima dell'esistenza della processione, quindi quando c'era insomma il corteo funebre del Venerdì Santo, precedeva gli squadroni, precedeva il corteo una tromba che con i suoi squilli apriva, annunciava quindi l'incedere della processione. Ancora oggi la tradizione rimane perché i tre giorni, i riti della Settimana Santa, si aprono con gli squilli di tromba che quindi annunciano l'apertura della festa, suonati dietro la strada della chiesa del Purgatorio. Quindi tutto inizia con gli squilli di tromba, ancora oggi. Se vogliamo, la tradizione della bassa musica, quindi l'ufreschette, cosiddetto invernacolo bitontino, è antecedente, perché nel Settecento si andava con i guardiani, quindi con le guardie campestri, a prendere le quattro statue dei misteri che erano custodite nella chiesa del Carmine. Quindi si andava di notte e si faceva la cosiddetta marche du guardian, che si suona ancora tutt'oggi, e i misteri quindi si portavano nella chiesa di San Domenico, dove all'alba del Venerdì Santo partiva la processione. Un'altra nenia tradizionale è appunto il canto, il cosiddetto canto du Venerdì Saint, che si suona ancora oggi ed è suonato dal flauto, che è una derivazione di quello, insomma, che era lo strumento originario, ossia un tubo con dei buchi che ovviamente emetteva dei suoni che non erano perfetti, perché era uno strumento, insomma, artigianale, mentre oggi con l'evoluzione, insomma, di tutti gli strumenti, Michele suona l'ottavino, quindi riesce a fare tutte le note e ci fa ascoltare, insomma, il canto che oggi è chiamato la tradizionale. La bassa musica comincia tutto il rito di tutte le cose. Sono io quello che apro tutti i riti della Settimana Santa con due squille di tromba, che c'è la tromba anche, e poi comincio io a fare le marce come l'Aione, la tradizionale. È una grande responsabilità mantenere questa tradizione a Bitonto. Queste marce tradizionali della bassa musica sono state prese dai vecchi. Noi siamo tutti suonatori di bande, siamo. Allora, vedendo che la tradizione abitando non c'era più della bassa musica, abbiamo lasciato la banda e abbiamo ripreso. La tradizione, la bassa musica, va a prendere anche il legno santo, la prende da dove sta, che lo stanno montando, e lo porta al Purgatorio. Come mettiamo il legno santo, che finisco io, cominciano anche le bande a fare i giri della notte. Avviene per forza di cose avviene un passaggio di consegne, perché Franco Scaraggi, che era la tradizione in persona, colui il quale aveva imparato dal trombettiere precedente, quindi ha praticamente consegnato a chi quest'anno, insomma, porterà avanti la tradizione. Lui l'ha fatto per tanti anni, lo faceva veramente con tutto il cuore, sentiva davvero la tradizione, aveva la passione, perché già da diversi mesi prima ci si incontrava e iniziava a suonare, sapeva che aveva una responsabilità, che era quella della tradizione della musica del Venerdì Santo di Bitonto.